sacco di tatuaggi li vedo, quanti ne hai? Ah, ne ho tre, sono tutti in vista. Ce li fai vedere? Bene, allora, e ce li spieghi. Allora, questo cominciamo da quello. Tembotta Team, diciamo che con i miei amici, il mio gruppo che conosco da quando andavo a scuola, abbiamo deciso di farci un tatuaggio tutti uguali, quasi tutti uguali. Ma quanti, scritto... a quanti anni quindi? L'anno scorso. Ah, no, pensavo quando andavi a scuola... Con scritto Tembotta Team, nel senso, loro avevano già fatto delle maglie con scritto Tembotta Team, perché loro vengono a qualche gara spagnola, oltre alle gare italiane, quindi come in 250, tre anni mi sono giocato il mondiale, non sono riuscito a vincerlo, sono sempre lì con i primi, ma non riesco, non sono ancora riuscito a fare la differenza, quindi ci credono come ci credo io, quindi tieni duro Tembotta Team in dialetto romagnolo. Poi abbiamo deciso di, come logo, di collegarlo al codice a barre, ci piace molto. Poi quest'anno il mio casco sarà col codice a barre, il Tembotta Team, e anche questo tatuaggio che l'ho fatto un mese e mezzo fa. Sono dei fiori, un hibiscus, degli hibiscus che sono secondo me molto belli. Cioè con... solo perché ti piacciono o hanno un significato particolare? No, no, mi piacciono molto. La motivazione è la S della Sara, che è la mia figlia, con la data di quando è nata, e un'altra data che doveva essere della mia sorella che è morta in pancia di mia mamma, ed è anche la motivazione perché abbiamo chiamato Sara nostra figlia. E quindi insomma quello diciamo dei tre che hai è sicuramente il più importante. Sì, quel assolutamente, assolutamente, e anche questo lo inserirò nel casco. Okay. Poi il 34 con la stellina, che vabbè, il mio numero è sempre stato il 34 con la stellina. Quello mondiale. Quando l'hai fatto? Due anni dopo che ho vinto il mondiale. Rettilineo di Laguna Seca, che non è proprio rettilineo, è veramente corto, però ci mettono tutte le marce e la prima curva è completamente cieca ed è difficilissima. La cosa particolare indescrivibile è che quando svalica la moto salta completamente, c'è un momento che la ruota davanti e la ruota dietro non tocca, e quindi bisogna chiudere il gas in modo per farla non toccare meno possibile, perché se uno tiene aperto fa un salto da motocross, e il problema è che si fa da piegati. Arriva la staccata numero 2 in discesa, difficilissimo da rallentare perché è molto pendente e soprattutto è doppia, quindi bisogna inserirsi all'interno, però lasciarlo un po' andare un po' largo e tornare subito, però l'uscita torna indietro molto, quindi è facile perdere il dietro e bisogna essere molto delicati col gas. Cambio di direzione tra la 2 e la 3, molto fisico e complicato perché il davanti non tocca sempre a terra, quindi è molto è difficile essere precisi. La curva 3 sembra banale ma è difficilissima perché l'inserimento è tanto lungo. L'inserimento è tanto lungo e la curva è molto piccola, però l'inserimento ti dà la possibilità di fare tante linee e quindi bisogna interpretare qual è la linea giusta, ma cercando di avere velocità, perché è facile rallentare troppo e la fatica ad essere veloce. In uscita dalla 3 alzi la moto e spalanchi, non è un grosso problema. Ci sono dei cordoli particolari in America con dei buchi grossi, bisogna cercare di non passarci sopra perché il saltellamento è troppo grosso e non hai trazione. La curva 4 è molto particolare, tutta la pista è veramente strana. L'inserimento è l'opposto della 3, molto corto e l'uscita molto larga, quindi devi essere molto preciso all'interno ma lasciarla andare molto perché in uscita c'è molto spazio, quindi aprire il più possibile. Arriviamo alla curva 5, all'inizio in discesa, poi pende da un lato a favore che puoi frenare di più, però centro curva diventa un po' piatta, di conseguenza è molto facile perdere davanti e tanti sono caduti in quella curva lì, anche io nel 2009. Però l'uscita ritorna con più angolo, quindi si può aprire anche aggressivamente, e tra la 5 e la 6 è una salita abbastanza pendente, quindi si impenna molto facilmente. La curva 6 è stranissima perché ci arrivi da che va in salita, poi va piatto e quando sei a centro curva c'è una differenza di
di altezza da prima a centro curva stratosferica, quindi la moto si schiaccia talmente tanto che è facile perdere il controllo completamente. Ma dopo l'uscita è molto larga, quindi aprire il più possibile e ti trovi una salita impressionante. Solo andando in bici mi era capitato di trovare una salita così pendente. Per arrivare a Cavatappi, che è completamente cieco, il dislivello è imbarazzante, indescrivibile, impressionante. E quindi la moto salta. Da quando fai cambio di direzione tra sinistra e destra, la moto salta. Quindi devi cercare di farla saltare il meno possibile. E per farla saltare il meno possibile devi schiacciare la moto prima che ci sia il salto. Schiacciandola prima, la scarichi un po' quando c'è il salto e quindi in discesa tocca un po' prima. E di conseguenza esci dalla curva 8. La curva 8 si comprime tantissimo la moto. La curva 9 penso sia la curva più difficile. Dire in discesa è poco, cioè proprio pende tantissimo ed è tutta curva a sinistra. Quindi non ti fermi mai e devi frustrarti, devi violentarti a non aprire il gas. Per arrivare alla curva 10 ancora in discesa e a destra troviamo sempre la gomma non tanto calda, perché ci sono pochissime curve a destra e sempre corte, quindi ci sono state tante cadute negli anni scorsi. E per arrivare all'ultima curva, che è molto difficile perché è troppo lenta, è difficile rallentare e tornando indietro completamente è difficile. Più la velocità è bassa, più è difficile essere precisi. Per uscire nell'ultima curva del rettilineo d'arrivo, che è importantissimo il setup elettronici perché si impenna tantissimo, in pochissimi metri devi mettere tutte le marce. Laguna Seca è comoda un po' per tutti, perché la sera, prima di andare a letto, a cena, ci si guarda la gara. Ci vediamo domenica sera.